misterioso individuo si sta costruendo una terribile arma. Un guanto speciale con le dita prolungate ed acuminati artigli di acciaio. Tina, una giovanissima, dopo essersi persa in un intricato groviglio di stradine, viene assalita dal mostro che tenta di ucciderla con la sua mano micidiale. Ma Tina si sveglia, si è trattato solo di un tremendo sogno. Molto strano come sogno, poiché effettivamente la sua camicia da notte è strappata. L'indomani Elle incontra i suoi amici. Nancy, che pure ha fatto un sogno simile al suo, Rod, che ama Tina e che ha avuto anche lui incubi notturni, e Glenn, spasimante di Nancy, che non crede a niente. Continua l'incubo per la Tina, la quale, dopo la partenza della madre, con l'amico, vuole i tre amici con lei la notte a casa sua, poiché ha paura. Inizia una notte memorabile. La ragazza viene assalita dal mostro, il quale fa strazio del suo corpo sotto gli occhi atterriti di Rod, che non può far nulla per salvarla. Questi poi, capita la drammatica situazione, scappa. Il padre di Nancy, ispettore di polizia, con tutti i suoi subalterni, gli dà la caccia, poiché è convinto che sia lui l'assassino di Tina. Dunque, il film è un grande spettacolo dall'inizio alla fine, con una serie di effetti speciali e scene, una più riuscita dell'altra nel loro genere horror. È un continuo susseguirsi di trabocchetti, inquadrature ed atmosfere mozzafiato. È tutta una tensione per lo spettatore che non può rilassarsi un attimo. Da questo punto di vista, il regista è stato abile e il film è ineccepibile. Anche l'interpretazione di Nancy, l'attrice Heather Langenkamp, è buona. L'irrazionale predomina. Il confine tra sogno e realtà è troppo indeterminato. L'incubo assassino spietato insegue le persone e niente sembra salvarle. Nemmeno il continuo ricorrere alle preghiere e al crocifisso. Decisamente poco simpatica poi la figura del giovane sacerdote al funerale di Rod. L'orrenda creatura, uccisa senza pietà anni prima, torna da morto vivente a farsi giustizia sulle sue mancate vittime, figlie dei suoi carnefici. La forza del male vince? Per tutto il film sembra di sì. Solo per un attimo l'incubo pare sconfitto, ma poi riprende più potente di prima. La cattiva azione, ovvero il linciaggio, compiuta dai genitori, ricade sui figli. Il rimorso provato dai colpevoli condiziona a tal punto i giovani da creargli questi incubi insopportabili. La risposta non c'è nel film, ognuno interpreta la storia come crede, dato che pensiamo essa sia volutamente ambigua. È senz'altro una pellicola che turba ed angoscia lo spettatore, che offre continuamente sequenze violente, sgradevoli e raccapriccianti, squarci repellenti, ferite ed ustioni impressionanti, visi orrendamente sfigurati, sangue a fiumi. Questa persistente ossessione di Nancy, che vuole sconfiggere il mostro, cancellarlo dalla sua mente e dalla sua vita, questo suo voler coinvolgere tutti nell'impresa, fa pensare ad uno stato d'animo patologico morboso molto grave. Potrebbe essere il suo un atteggiamento inquietante e fuorviante per spettatori estremamente sensibili. Ricordiamo che la regia di Wes Craven, con Heather Langenkamp per l'appunto, Amanda Witz, Ronnie Blakey, John Saxton, Johnny Depp, il film è genere dell'orrore, origine Stati Uniti, 1984, 88 minuti.
fin vietato ai minori di anni 18. Non mi resta che augurarvi una buona serata, anzi, ne approfitto per salutare Gianni, pazzo dell'horror, che questo è tra i suoi film preferiti, come anche uno dei film preferiti del caro amico Federico di Cinemarte. Mi raccomando, seguite i video di questi miei amici perché sono veramente straordinari. Vi auguro una buona serata e una buona visione dal profondo della notte. Signori, a presto!